Fratelli Soldano dal 1973. Non ha mai pensato di uscire fuori da questa bottega? No, perché un lavoro, quando inizia a fare un lavoro che piace, non si stacca mai, perché è comodissimo, l'arte, dico, involge a creare. Quando uno crea non staccherà mai di uscirne. Lei ha aperto questa bottega nel lontano 1973, accanto a lei c'era suo fratello Gaetano. Eravate giovanissimi, come avete deciso di aprire una bottega di ceramica sciacca e perché lo avete fatto? Niente, frequentando l'Istituto d'Arte, uscendo dall'Istituto d'Arte, si pensava di lavorare così. Abbiamo fatto un po' di esperienza agli altri ceramisti locali, un paio di anni. Poi abbiamo deciso di aprire bottega io e mio fratello gemello Gaetano, subito nel 1973. E la scelta è stata facile proprio. In Piazza Saverio Frigia abbiamo avuto dei riscontri positivi con gli alberghi, con le terme, lo stabilimento termale. La posizione è stata magnifica. Subito le nostre opere sono state subito apprezzate. Com'è cambiata Sciacca in questi 50 anni? Lei, possiamo dire, testimone, insomma, è sempre stato qui in questa piazza, è il punto di arrivo dei turisti, insomma, una delle piazze che per prima si vede entrando a Sciacca. Com'è cambiata? Ma ora è cambiato tanto. Intanto questi ultimi anni il paese è spezzato in due. Non c'è né le fermate di autobus. È pure vero che si doveva fare una stazione, ma ci vuole i mezzi di, come dire, di collegamento, si fermano lì nella Sineazza e ci vuole, ogni quarto d'ora ci vorrebbero i cose di collegamento. Quindi abbiamo visto che la porta bagno si sta, a parte la villa senza fiori, le transenne qui a San Francesco, niente, è diventato prima la piazza Saverio Frigia, prima era il punto della seconda piazza di Sciacca. Le feste di Ferragosto si svolgevano qua. Ora per mancanza di cose, di sicurezza, cose, non vogliono fare più niente. Le strade proprio pessime sono, i marciapiedi. Suo fratello Gaetano, che era suo fratello gemello, è venuto a mancare nel 98. Cosa le manca di più di suo fratello? Ma ci manca un pezzo di cuore, perché essendo gemelli, si nasce assieme, si studia assieme, si cammina assieme, amici, cose. Quindi ho perso proprio un coso. Nonostante ciò, mi sono caricato l'attività e quindi ho continuato da solo, con l'aiuto di mia cognata, mia nipote, la figlia di Gaetano. Quindi abbiamo andato avanti, sempre con determinazione, con l'amore per l'arte, quindi... Chi era più bravo dei due, Gaetano o lei? Sia sincero. No, sinceramente Gaetano. Gaetano per il decoro era qualcosa di... Io ero più per la plastica, per creare le statuette, i pannelli, ma Gaetano per il decoro era bravissimo. Infatti quando abbiamo avuto l'esperienza dei carri allegorici, abbiamo fatto le carri allegorici anche noi, 10, 12 anni, 15 anni, lui disegnava sempre i progetti, disegnava sempre lui. Essendo qua mentre che lavorava, aveva sempre la matita in mano e disegnava. Pasquale Soldano, ti vediamo impegnato nella decorazione di un melograno. Perché melograno? Vedo spesso. Ma il melograno a priori era il nostro cavallo di battaglia, ma è poi un simbolo di fortuna, di ricchezza, di abbondanza, quindi noi lo ripetiamo sempre sulla nostra ceramica, a parte per la tradizione, quello che è, ma perché i nostri clienti e diciamo, i turisti apprezzano bene il melograno, il nostro melograno, perché è fatto molto particolare, perché diciamo, diamo un tocco di colore abbastanza forte a quello che è. E poi, come dicevo poc'anzi, è un segno di abbondanza e ricchezza. Per te è stato semplice e scontato quasi fare questo lavoro, o dentro di te hai pensato magari qualche volta di fare altro, perché nasci insomma dentro questa bottega? C'è stato un momento in cui hai detto no, voglio fare un'altra cosa? Cos'è che ti ha spinto poi a fare
la stessa attività del tuo papà e del tuo zio? Ma guarda, a dire la verità, da piccolo non ci pensavo. Poi all'età di 14 anni, quando è arrivata l'ora di iscrivere la scuola superiore, mi sono iscritto alla scuola d'arte. Però, a differenza di mio padre, di mio zio e di mio fratello, io mi sono iscritto alla sezione decorazione pittorica. Quindi diciamo che io ho fatto decorazione su legno, olio, acrilico e decorazione su vetro. E quindi volevo prendere completamente un'altra strada. Poi man mano diciamo mi sono infarinato anch'io con l'arte e poi d'estate venivo qua al negozio a lavorare. E quando mi sono diplomato mio padre mi ha fatto una domanda che si fa a tutti i figli, penso: vuoi continuare ad andare all'università, dico, o vuoi cominciare a lavorare? E io ho detto: no, guarda, comincio a lavorare con voi, con la ceramica, perché mi sono appassionato a questo lavoro. E poi, come diceva mio padre, quando uno crea l'arte e si immerge dentro l'arte non si può mai più uscire. Oggi festeggiate i 50 anni di attività, tuo padre insomma è particolarmente oggi contento di questo risultato. Tu quanto pensi di portarlo avanti? Una bella domanda questa. 50 anni sono tanti. Per arrivare a 50 anni di attività ce ne vuole di strano. 50 anni sono 50 anni. I turisti, infatti, come si sente sotto la voce, continuano ad arrivare. Quindi, secondo me, la strada è già spianata. Se noi lavoriamo bene e continuiamo sempre a lavorare con la qualità che ci contraddistingue, noi mai lavorare con la quantità, diciamo che secondo me di strada ne faremo ancora tanta. Speriamo che Sciacca ci aiuti e che i turisti arrivano anche con i saccenzi, lavoriamo bene, ma i turisti, diciamo, con questo tipo di prodotto lavoriamo più molto con i turisti e quindi speriamo bene. Lei poco fa mi ha detto che la cosa che insomma la rende più felice è il fatto che questa attività sarà presa da suo figlio Pasquale e che soprattutto questa attività continuerà a chiamarsi Fratelli Soldano. Sì, sicuramente si chiamerà sempre Fratelli Soldano, nonostante che manca un altro pezzo della mia vita, Antonio, che ha frequentato qua per 15 anni. Quindi c'era il progetto di Fratelli Soldano alla continuità. Purtroppo male è venuto a mancare 5 anni fa, 6 anni fa, a maggio 6 anni fa, 6 anni fa. Quindi rimarrà Pasquale Soldano, la ditta si chiamerà sempre Fratelli Soldano, è un marchio e una garanzia.